un museo, questo già lo sapete perché il progetto Vado al Museo. Ci sono altre cose interessanti da vedere qua davanti, se avremo il tempo li vediamo alla fine. Le ninfee che vogliono stare proprio nell'acqua, altre le abbiamo messe in queste aiuole piene di terra, vogliono avere solo i piedi bagnati, quindi la terra è inzuppata d'acqua, le radici stanno nella terra inzuppata d'acqua, ma il resto della pianta sta sopra. Se io la piego appena un po', corre via. E tutto il verde che vedete è cresciuto da poco. Hai capito? Calma. Eccoci qua. Piante succulente. Fanno un po' il contrario rispetto alle piante acquatiche. Le piante acquatiche hanno imparato a vivere nell'acqua. Non mi stavo ragionando. Sì. Perché alcuni alberi vengono in America e alcuni alberi vengono in Italia? Per finire c'è la trappola a cui tutti pensano pensando alle carnivore. Sì, è vero. Da usare la dose giusta. Oppure perché anche al giorno d'oggi se ne possono ricavare delle sostanze curative. Banani. Esistono tanti tipi diversi di banano. Questo è un banano giapponese, le sue banane non sono buone da mangiare, non perché è giapponese. Diciamo che è un tipo di banano che ha banane non commestibili. Funziona come funzionano tutti i banani. Vedete, c'è un grosso ciuffo. Qui è quando siamo andati nel pezzettino di boschetto degli Appennini, giusto? Mi ricordo bene. Adesso fate i disegni di quello che vi ricordate, quello che avete visto, quello che vi ha colpito e in particolare dovete fare dei fumetti. Quindi o le piante parlano oppure potrebbe essere, vi do dei suggerimenti, che c'è un'ape, una mosca vicino a qualche pianta che parla, oppure potete disegnare voi stessi o un vostro amico. Rosso pastello va bene? Sì, l'albero. Al momento può anche essere un po' vuoto, c'è cioè, immagine, nessuno glielo vede. Ah, ok. Sei stata bravissima, vedi? Stai capendo i fumetti, cioè tra qualche anno avrai una fumettista grande. Ti vedo anche la tavola? Sì. Ah? Anche la tavola? Anche la tavola, vuoi te? Andrea, sì. Esatto, così, con tutti i rami. Da me di tutto, questo bicchierino di terra, bravissimo. Adesso l'albero. Perfetto. Perfetto.